Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a porre una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino di via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di un argomento che secondo me riguarda tantissime persone e che non sempre, si riceve il consiglio corretto quando ci si trova in questa situazione. Quindi la domanda è: ma quando io mi infortunio, che cosa devo fare? Come devo allenarmi? Devo mollare tutto? Devo darmi alla cucina? Devo darmi al cucito? E via dicendo, cosa cavolo bisogna fare? Allora, innanzitutto bisogna andare a considerare la tipologia dell'infortunio. Può esserci l'infortunio da trauma diretto, come può essere per esempio uno strappo, come può essere uno stiramento, come può essere il distaccamento di un tendine, come può essere la rottura di un osso, quindi una frattura. Oppure c'è quel infortunio che è da accumulo, cioè si accumula una quantità di stress progressivamente, per cui si va a manifestare un sovraallenamento di una zona locale e spesso insorgono tendiniti e infiammazioni. Noi parliamo di questa seconda categoria. Nel momento in cui si presenta un sovraccarico dovuto al lavoro eccessivo e poco tempo di recupero, in quel caso la cosa migliore da fare è andare a togliere completamente tutti gli esercizi che causano fastidio. Quindi, ancora prima di fare questo, provate ad andare a analizzare dov'è localizzato il problema. Quindi dovete andare da un fisioterapista e farvi dire dov'è il problema, in quale zona muscolare. A quel punto analizzate gli esercizi che state facendo ed individuate quali esercizi vanno a coinvolgere quella zona. Prendeteli e accantonateli e per un periodo non guardateli più. A questo punto potete prendere e andare a utilizzare tutti gli altri esercizi di allenamento e comunque andare a completare la vostra sessione. Ci sono altre casistiche dove invece è possibile comunque andare a eseguire gli esercizi di una certa famiglia senza andare a incorrere in eccessivi fastidi. Uno di questi casi è per esempio se abbiamo un'epicondilite, o meglio una sindrome del brachio radiale, dove sostanzialmente per esempio facciamo fatica a fare tutti i movimenti di curl e facciamo per esempio fatica anche a fare le trazioni. In questo caso eliminiamo le trazioni, ma potremmo decidere di andare ad eseguire per esempio un pulley, quindi una tirata allo stomaco dove dobbiamo concentrarci a sparare indietro i gomiti e non a chiudere il gomito. Quindi in un certo qual modo stiamo girando intorno all'infortunio, stiamo andando comunque ad eseguire un movimento che è allenante per i dorsali, ma limitiamo comunque il coinvolgimento della zona del bicipite. Una volta che l'infortunio sarà scomparso, e generalmente l'infortunio, l'infiammazione, accade perché i tessuti sono troppo deboli e quindi sottoposto a tanto stress, non fanno in tempo a recuperare, stress, non fanno in tempo a recuperare, infiammazione. Quindi quello che vi consiglio è partire con calma. Ok, esercizi ad alte ripetizioni in modo da produrre una maggiore vascolarizzazione della zona e quando si è completamente guariti andare a stabilire un programma per rinforzare in modo specifico la zona che prima ci dava problemi. Ok, detto questo, ricordatevi di visitare il mio sito www.alessandromainente.it dove troverete delle sezioni piene di esercizi. Ovviamente video gratuiti, tutti catalogati in sezioni specifiche, così da essere subito raggiungibili, sia per la parte del calisthenic, sia per la parte di mobilità articolare.